ci sono Power, il vostro guardiano preferito, e mi sono perso nell'oscurità, nei meandri dell'oscurità con il mio guardiano. No, non è vero, il mio PC ha avuto dei problemi all'alimentazione, non sono riuscito a registrare quelli che erano alcuni video molto importanti secondo me che farò nei prossimi giorni. Per esempio ho provato tutte le spade esotiche e stavo vedendo un pochino in cosa fossero forti ognuna delle tre spade, perché sono veramente totalmente diverse una dall'altra, e quindi ho fatto delle prove, ho fatto dei vari gameplay che ora vi riproporrò tra qualche giorno, spiegandovi quale delle tre spade esotiche è meglio per determinati compiti o lavori. Comunque, come avete visto dal titolo, oggi vi voglio parlare di una delle migliori armi da prendere per il PvE. In questo caso è facilmente ottenibile, sto parlando del Giustizia Negata SR4, che è ottenibile da Jalalalab, come lo chiamo io, dell'Orbita Morta, basta essere al grado 3 per prenderla, con 150 marchi leggendari. Quest'arma è fortissima, ha una cadenza e un impatto medio come il visore di confluenza e ha una gittata elevatissima, un'ottima stabilità e una ricarica molto elevata, che consente quindi di non usare dei guanti che magari danno una ricarica più veloce per i fucili da ricognizione. Quest'arma è veramente forte, specialmente perché il secondo mirino, il Torch HS2, che è un mirino da combattimento ravvicinato Homolon, come ci vedete qui in descrizione, consente di avere una migliore acquisizione, quindi una migliore autovia. A triplo colpo, i colpi precisi inflitti in rapida successione ripristinano un proiettile nel caricatore, quindi ogni tre colpi avrete un caricatore in più. In più avrete caricatore esteso, che porterà il caricatore di quest'arma da 16 a 20, che è una cosa incredibile per il PvE perché aumenterà anche le vostre munizioni di riserva. E infine Libellula, che è il perk dei perk per il PvE. Questo perché basta fare delle uccisioni precise con quest'arma per far esplodere il bersaglio. E la cosa bella di Libellula è che quando c'è l'esplosione di questo perk, i nemici vengono stannati per circa un secondo, cioè si muovono e rimangono tipo bloccati per un secondo. Quindi è ottima nei pack di mob, quando ci sono tanti mob tutti assieme. Quest'arma è veramente forte in PvE, come state vedendo qui dal gameplay, in cui sto sparando, ovviamente sto sponkillando dei mob, sparandogli solo alla testa e riprendendo colpi in continuazione, pure perché questi colpi non vengono presi mica dalla riserva grazie al triplo colpo. Se invece siete dei fanatici del PvP, come lo sono anche io, quest'arma è ottima anche per il PvP. Basta mettere al posto di caricatore esteso calcio fatto a mano e oppressione. Quest'arma ottiene gittata e maneggevolezza migliorata quando la salute è bassa. Quest'arma, come state vedendo dal gameplay, diventa una sorta di cecchino. La sua mira è infallibile, è molto difficile sbagliare a colpire il bersaglio con questi perk, perché avrà una stabilità enorme, ha già di suo un'ottima gittata, quindi anche quello fa tanto, anche se la riduciamo con calcio fatto a mano, e allo stesso tempo ha un'ottima automira grazie al secondo mirino, che io lo trovo uno dei migliori tra quelli dell'alto dell'Homolon. Io spero vi sia piaciuto questo video, bitches, spero vi sia piaciuto il gameplay che ho messo in sottofondo, e spero che usiate quest'arma in PvE perché è veramente forte, specialmente in raid, quindi il mio consiglio è provatela, fidatevi di me in questo caso, perché vi può dare veramente una mano magari quando si farà l'hard mod, perché se avete tutti un'arma del genere e shottate pack di mob in continuazione, potete sia avere molti più colpi grazie al triplo colpo, potete tranquillamente shottare gruppi di mob e ferire gruppi di mob più facilmente, quindi provatela, let's go bitches.